Ed eccoci qui a filmare la tembra in fase di ultimazione. Questo è un video girato il 22 di giugno 2013. Come vedete è stata già verniciata buona parte della vettura. Sono state messe le maniglie sul tetto, il tetto è completamente verniciato. Adesso andremo più nei dettagli. Qua sotto, ad esempio, c'è una parte dove è stato aggiustato un piccolo buco, come potete vedere. C'era un buco che andava all'interno, è stato rattoppato, poi è stato messo un mastice speciale che serve a non far più entrare ruggine qua nel passaruota posteriore sinistro. Sono state verniciate anche le parti interne. Qui fra poco notiamo i particolari delle porte, le maniglie che sono state tolte, le guarnizioni sono state smontate prima della verniciatura, in modo da non lasciar passare la vernice, tranne su questo vetro qui che è stato verniciato, montato sulla macchina, ma anche qui il lavoro è stato fatto bene, quindi non troviamo tracce di vernice sulle guarnizioni. Qui la parte posteriore. Vediamo dall'interno il buco che è stato chiuso, il vano che conteneva la ruota di scorta, che verrà poi riverniciato. Poi qui c'è un altro buco che è stato anche questo tappato, come potete vedere. Quindi è stata fatta in ogni piccolo dettaglio. Adesso vedremo anche l'altra parte, il lato destro. Come vedete verniciato anche questo in maniera eccellente. Adesso si dovrà poi passare anche alla verniciatura dei cerchi che sono parte integrante, no, della macchina. E qui è stata già montata la maniglia. Come potete vedere non ci sono tracce di vernice. Quindi è stato fatto un lavoro magistrale anche qui. I cerchi sono i cerchi Lancia originali a stella, molto resistenti. Adesso devono essere verniciati anche questi con trasparente e rimessi a nuovo. Notate che qui sono stati fatti anche intorno al vetro, quindi verrà passato un prodotto altamente professionale che servirà a mantenere la lamiera integra, non far passare ulteriormente ruggine. Anche qui è tutto smontato, poi verrà fatto lo stesso lavoro anche nella parte alta. L'antenna è rimasta l'antenna originale che montava questa Fiat Tempra, che è del 92, ricordiamo, e che quindi ha la bellezza di 21 anni. Anche qui davanti la verniciatura è completa, come potete vedere. Qua sotto è stata rimessa a nuovo anche sul fondo, che poi dovrà essere passato con la famosa striscia nera, che completerà l'operazione. Gli ammortizzatori sono ancora in buono stato, l'avantreno è in ottime condizioni, la traversa è stata anch'essa verniciata e rimessa a nuovo. I fari sono stati rimontati, sono i fari originali, quindi ancora non sono stati sostituiti. Praticamente la macchina verrà rimessa completamente a nuovo. La batteria monta una batteria piccola, per ora non è quella da 90 A che monta solitamente, poi la metteremo. Il filtro dell'aria condizionata è stato sostituito. E pian piano poi si arriverà alla fine. Gli interni sono ovviamente tutti smontati, dovranno essere poi rimessi a nuovo. Anche il cofano posteriore è stato riverniciato per intero. Dobbiamo provare a chiuderlo per vedere se riusciamo a vederlo meglio. Anche dalla parte interna, non si vede perché è un po' in penombra, ma si può lasciare un cofano?
Ehi! Ho lasciato il cofano da lì! Si può lasciare? È molto forte. Gli ammortizzatori sono nuovi. Ecco qua, potete notare la verniciatura anche del cofano, non l'ho mai visto così da oltre 10 anni. Ormai ero abituato a vederlo pieno di ammaccature e di adesivi. E spariti anche gli adesivi, anche l'adesivo del granchio, quello che c'era, il granchietto Abarth, è sparito. E poi lo metteremo di nuovo. Anche qui poi verranno rimontate le guarnizioni e verrà fatto il lavoro poi. Anche qui, come potete vedere, il lavoro di verniciatura è stato ottimale. Andiamo anche da quest'altro lato. Ecco. Sì.